Dopo 3 giorni di allentamento delle misure, con la gente tornata nei negozi nuovamente aperti e nelle strade fino agli ultimi minuti disponibili ieri sera, oggi tutta Italia è di nuovo zona rossa e lo rimarrà fino al 3 gennaio e poi ancora il 5 e il 6. Nei giorni di zona rossa non si può uscire di casa se non per ragioni di salute, lavoro o necessità. È possibile andare in visita nelle abitazioni di parenti, fidanzati, amici, ma le persone che si spostano non possono essere più di 2, più i figli minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi. Si possono raggiungere le seconde case restando nella propria regione. Ristoranti, bar e pasticcerie saranno chiusi, ma si potrà ordinare a domicilio o per asporto entro le 22. Chiusi i negozi di abbigliamento, restano aperte molte altre tipologie di esercizi commerciali, tra cui alimentari, computer, tabacchi, benzinai, ferramenta, articoli igienico-sanitari, librerie, edicole, cartolerie, farmacie, profumerie, negozi di fotografia, lavanderie e parrucchieri. Solo per stanotte il coprifuoco andrà dalle 22 alle 7 del mattino. I numeri del Covid non consentono festeggiamenti e le regole del DPCM, spiega il commissario di governo del Friuli Venezia Giulia, il prefetto Valerio Valenti, dovranno essere integrate dal buonsenso. Le persone che questa sera andranno nelle case dei parenti, mi raccomando di usare la mascherina anche quando si tratta di persone non conviventi abitualmente, quindi quello che è necessario fare è continuare a comportarsi con senso di responsabilità. Sarà un capodanno di pattuglia per molti operatori di polizia. Abbiamo uno spiegamento di forze dell'ordine imponente, ha annunciato il ministro dell'interno, Luciana Lamorgese, che ha sottolineato come venga monitorata anche la rete internet per impedire che si affittino case dove riunirsi, non rispettando le regole e il distanziamento. Gli ultimi dati...